Buonasera e benvenuti a questa nuova trasmissione che fa parte di Terre di Lombardia, ma che ha il titolo di Ars gli Uomini e la Storia. In questa trasmissione vi parlerò di personaggi celebri come Leonardo, come Annibale, Giulio Cesare, di luoghi distanti dalla Lombardia, che può essere il Delta del Po o le varie cascate che ci sono in Lombardia e non solo, e anche di temi a me cari come per esempio la Mediolanum romana. Questa prima puntata è dedicata a Leonardo da Vinci, che studio da quando sono piccolo e ora vi racconterò la sua storia con aneddoti proprio da quando è nato. Allora Leonardo da Vinci è nato nel 1452 ad Anchiano, frazione di Vinci in Toscana, in una casa in pietra tra gli ulivi. Il papà che si chiamava Piero fa il notaio, notaio che era un mestiere importante, tant'è vero che aveva l'onore e l'appellativo di ser. Lui ha una relazione illegittima eh, con una umile contadina che si chiamava Caterina Lippi da cui nasce Leonardo. Questa però lui non riconosce il figlio. Il, papà, il nonno materno eh, annota in un quaderno la nascita di Leonardo. Però per eh, diciamo, il papà, per nascondere questa situazione crea un matrimonio di, diciamo, di riparatore. E questo matrimonio con la mamma eh, insieme a un contadino che era soprannominato Attaccabrighe probabilmente perché era un po' litigioso. Da questa relazione con la mamma e Attaccabrighe nascono cinque figli che saranno i suoi fratellastri. Eh, Leonardo cresce però quindi tra la casa paterna con il nonno e lo zio e la casa materna con la mamma e Attacca Brighe. Naturalmente ha un'infanzia felice, lui è un ragazzo curioso, un ragazzo dolce e quindi passa un'infanzia davvero tranquilla. Ad un certo punto poi il papà si sposerà più volte e al terzo matrimonio avrà l'agognato eh, diciamo figlio che continuerà il suo mestiere perché si usava così allora. Ad un certo punto, intorno ai 14-15 anni, il, il papà, un po' per malinconia, perché non lo riconosce ancora, un po' perché eh, voleva fargli vedere Firenze, lo porta appunto con sé a Firenze che in quel momento era la capitale del Rinascimento. Lo porta e intuisce che il bambino è portato per il disegno. Quindi nel 1466 lo porta alla bottega di Andrea del Verrocchio, che era un pittore, soprattutto scultore, molto in voga, molto importante, da cui nella sua bottega, nelle generazioni successive, sarebbero nati dei grandi artisti come Sandro Botticelli, il nome perché era basso, robusto e gli piaceva il vino, oppure il Perugino, oppure Domenico Ghirlandaio, perché il papà... Eh, faceva l'artigiano e costruiva cappelli con le ghirlande, quindi un, uh, diciamo, importanti uh, artisti. Nel 1472-20 anni è iscritto alla compagnia dei pittori o di San Luca. Abbiamo due, i suoi primi due lavori certi: sono uh, questo disegno uh, diciamo, di un paesaggio probabilmente immaginario della Toscana un disegno dove si vede dell'acqua, si vedono delle montagne e negli ultimi anni è stata trovata anche una formella dove c'è la testa di un angelo eh, e quindi diciamo eh, sono i due primi lavori di Leonardo. Insieme al suo maestro Verrocchio eh, però farà dei lavori a quattro mani per così dire e per esempio tra queste opere farà il battesimo di Cristo dove lui dipingerà l'angelo dai capelli ondulati, una caratteristica di Leonardo, e Tobia e l'angelo, che praticamente lui ha dipinto in questo quadro a quattro mani il pesce e il cane. Comincia, diciamo, perché rimane diversi anni alla, eh, diciamo, dal verrocchio, e fa anche delle sue prime opere importanti, che sono l'Annunciazione, La Madonna del Garofano, la Madonna Benoît e il Ginevra de Benci, che era una mh, ragazza, la figlia di un banchiere di Firenze. Ah, nel 1482, però, Leonardo non è ancora affermato, non è ancora importante e decide di andare a Milano con una lettera di presentazione alla corte che, oltre a Firenze, quella degli Sforza era la più importante. Quindi, porta questa lettera di presentazione. E in questa lettera lui si descrive dicendo io sono, descrive, sono scienziato, sono un studioso, sono, fa una serie di, diciamo, di attività che poteva svolgere, probabilmente non tutte le aveva fatte, però era talmente sicuro di sé che quindi scrive, in ultimo a questa lettera che esiste tuttora, eh, il, diciamo l'originale, scrive e anche dipingo. I primi sette anni a Milano, al Castello Sforzesco e adesso vi voglio intanto far vedere un primo dipinto del Castello Sforzesco che vedete qua eh, al mio fianco, Castello Sforzesco che, eh, dove lui a Milano è stato circa 20 anni, prima 15, poi altri 5, quindi diciamo un milanese di adozione. Quindi nel Castello Sforzesco lui i primi sette anni non vive lì. Ma e quindi dove vive a Milano? Allora a Milano i primi anni vive alla casa di questi fratelli che si chiamavano De Pedris, anche i loro pittori, poi per un certo periodo di tempo eh, vive, non ci sono prove certe, però in questa cascina che si trovava nella nel, zona dell'Esfiera in via Bordon chiamata cascina Bolla. Questa cascina adesso è nascosta da un muraglione e da alberi, però si vede questo torrione. Ecco, si pensa che lui per un certo periodo di tempo, i primi anni, è vissuto lì. Poi, naturalmente, negli anni è vissuto alla casa degli Atellani, vicino alla chiesa delle Grazie, casa degli Atellani che si può visitare tuttora, dove lui aveva una vigna che le aveva regalato Ludovico il Moro. Che lui amava, diciamo, si ricordava la Toscana, si ricordava gli ulivi della sua casa e quindi eh, amava questa vigna, faceva del buon vino. Quindi va da Ludovico il Moro. E i primi sette anni, però, Ludovico il Moro, più che altro, gli fa fare eh, l'intrattenitore eh, di feste, eh, infatti è famosa la festa del Paradiso, gli fa fare eh, per esempio eh, lui faceva rebus, faceva e naturalmente musica, era molto bravo a suonare e a cantare, infatti aveva inventato anche degli strumenti molto particolari. Quindi i primi anni eh, si svolgono in questo modo. Ad un certo punto, dopo un po' di anni, Ludovico il Moro gli chiede questo importante incarico, gli dà questo importante incarico. Questo incarico è fare il monumento a suo padre Francesco Sforza. A cavallo, lui comincia quindi a fare questi disegni dei cavalli, comincia a studiare la muscolatura, però da un certo punto ehm, non gli piace fare anche il, ehm, cioè il cavaliere, quindi fa solo il cavallo. Fa questo quindi prototipo molto alto, molto grande, di 7 metri, e, ehm, e, e, che piace a tutti, molto importante, stiamo parlando della fine del 1400, arrivano però i francesi, quindi il bronzo che dovrebbe servire per fondere e creare questo gigantesco cavallo viene utilizzato eh, per le armi, nonostante questo i francesi invaderanno Milano. Questo cavallo ha una storia particolare, nel senso che ad un, quindi non viene realizzato e il modellino viene distrutto dai francesi. Però cosa succede? Che neg negli ultimi decenni un filantropo e miliardario americano, che si chiamava Dent, insieme a un gruppo di persone esperte, coi disegni di Leonardo, vuole ricostruire questo cavallo. Questo cavallo è eh, quindi fanno il tutto, preparano se non che Dent muore a questo punto sembra che il progetto fallisca interviene un altro americano che si chiamava Mers e eh, Mers eh, praticamente ehm, porta a termine il progetto e chiede a una ehm, scultrice americana di realizzare due cavalli sul disegno di Leonardo uno per sé per il eh, diciamo suo la sua casa e secondo lo dona a Milano a Milano eh, e si può visitare e vedere presso l'ippodromo una, una bella scultura di questo cavallo di Leonardo un altro dipinto dedicato a Leonardo ai, alla sua vita è questo che vedete grande che raffigura Vaprio d'Adda sulla sinistra c'è la roggia vailata quello, il, canale, il fiume grande è l'Adda. In fondo intravedete quella casa giallina, è la casa del custode delle acque. Ma io vi voglio far vedere quella casa che c'è in alto a destra, che è la casa Merzi. dove lui è vissuto, dove lui soggiornava. Francesco Merzi è stato il suo allievo prediletto e quindi. Questa è la casa dove lui ha soggiornato più volte. L'Adda ricorre spesso in Leonardo lo dipingeva spesso, lo ha studiato e quindi questo è il dipinto che ho voluto dedicare a quella zona molto bella. Parliamo adesso di questo personaggio legato a Leonardo che era Ludovico il Moro. Ludovico il Moro che il vero nome era Ludovico Maria Sforza. Perché Sforza? Era figlio di Francesco Sforza. Perché il la parola sforza? Da cosa deriva? Deriva dal primo antenato che si chiamava Attendolo, che praticamente aveva una forza notevole. Quindi, da qui il nome Sforza. Quindi Ludovico il Moro è eh, stato un personaggio diciamo legato a Leonardo. Perché si chiamava Ludovico il Moro? Ci sono varie versioni. La prima versione dice che aveva la carnagione scura, la seconda versione, e in effetti i ritratti, i dipinti lo ritraggono con i capelli corvini. Ma l'altra versione è quella che lui aveva incentivato molto la setta e siccome gli alberi di Gels si dicono Murun in milanese, praticamente il suo nome sarebbe Ludovico il Murun, diciamo così. Io credo in che siano la, la somma di questi tre eh, diciamo, racconti sul suo nome, quindi aveva i capelli effettivamente corvini, aveva la carnagione scura ed è vero che aveva incentivato la seta, il bacco da seta, e Milano era un importante, eh, diciamo, capitale della seta. Adesso vi faccio vedere questo dipinto che eh, raffigura un glicine. Perché? Perché a Milano esiste in via Verro un, un uh, glicine molto grande che ha 600 anni è inglobato in case moderne ed è all'interno, crea un bersò, in una bocciofila, in un bar. Però perché lo ha voluto dipingere? Perché al tempo di Leonardo era tutta campagna, ma in realtà lui andava sotto questo glicine a, come dire, a studiare, a leggere. In compagnia probabilmente anche di Ludovico il Moro e quindi era diciamo un luogo probabilmente caro, amato perché era come dire, un luogo di quiete. Ludovico il Moro è nato a Vigevano ed è morto in prigionia dei francesi a L'Oche, comunque è stato un personaggio importantissimo. Eh, per Milano, adesso vi voglio raccontare per esempio com'era per esempio Leonardo, perché noi abbiamo quattro eh, diciamo ritratti: uno fatto da Francesco Melzi, che lo ritrae a circa 40 anni di profilo, il secondo ritratto. È naturalmente quello celebre fatto in tarda età, è un autoritratto. Un terzo è un dipinto e si chiama Anonimo Lucano, che lo ritrae con questa barba fluente, questo cappello. E l'ultimo è invece quello dedicato a Raffaello della scuola di Atene, dove è ritratto nelle parti eh, di Platone. In tarda età tra Raffaello e Leonardo eh, c'era veramente una grande affinità, si stimavano entrambi, meno con Michelangelo che dopo vi racconterò. Adesso parliamo di questo dipinto. Che ehm, riguarda delle marcite, ma prima di parlare delle marcite, vi voglio dire del Colombarone. Il Colombarone si trova appunto a Sforzesca, che è una frazione di Vigevano, che è un'enorme cascina costruita alla fine del 1400. In questa enorme cascina quadrata con ai lati delle torri, eh, appunto, lui con la moglie, Beatrice, eh, diciamo. Una, Faceva momenti di villeggiatura, dei momenti di... Però era un'azienda un che veniva utilizzata per, proprio per le marcite, per la, le coltivazioni. Infatti questo dipinto che vediamo sono le marcite proprio di Sforzesca. Marcite che è un'opera dei monaci benedettini, circensi anche che hanno praticamente bonificato i territori della Lombardia e creato i fontanili, perché le marcite derivano l'acqua dai fontanili, perché si chiamano marcite? Secondo una versione, perché l'ultimo taglio veniva fatto a marzo e marcire sul posto. La seconda versione, perché praticamente come funzionavano? queste marcite. C'era un velo d'acqua che scorreva da marzo ad aprile sui prati e questo permetteva di avere sempre diciamo, acqua nei prati quindi. e mentre prima si poteva raccogliere quattro raccolti, eh, con questo sistema raddoppiavano. L'altra diciamo, versione della parola marzita è che deriva da Marte. Perché l'ultimo taglio era marzo. Oppure ancora perché questo velo d'acqua che scorreva sul prato era eh, dovuto, cioè faceva cambiare il colore delle foglie. Iniziava con verde, poi il, il continuo scorrere dell'acqua, un velo, praticamente eh, faceva sì che diventava giallo poi addirittura arancione, finché diventava, diciamo, marrone. Quindi questo dipinto raffigura proprio queste marcite che ci sono a Sforzesca. A Sforzesca adesso vi voglio raccontare un'altra eh, particolarità. Dunque, lui visita Sforzesca, ci è stato più volte, e nei suoi taccuini, nelle sue annotazioni, fa dei disegni, di scalini. A Sforzesca esiste il mulino della scala, oggigiorno irriga i campi. Per poter vedere questi scalini, che praticamente servivano per rallentare il corso dell'acqua, lui eh, che amava l'acqua, eh, fa questo schizzo a sanguigna eh, e diciamo fatto a mh, appunto a Sforzesca e descrive questi scalini che si possono visitare, però bisogna andare da questo privato, fa far togliere l'acqua, che si può fare, insomma, se lui lo concede, per irrigare, praticamente scendendo sotto, come fosse in una cantina, si notano questi scalini che servivano appunto per rallentare il corso dell'acqua. Lui però fa un'altra cosa anche, cioè nel eh, ricordandosi di questa visita, anni dopo fa un altro disegno di altri scalini, sempre a Sforzesca. Questa volta molto di più. Nel codice Hammer, quindi, lui fa questo nuovo disegno di altri scalini che sono molto di più e, ehm, e quindi. Mm, queste osservazioni lui le fa in questo disegno. E tutt'oggi, se si va a Sforzesca, si vede un punto dove ci sono degli scalini con dell'acqua. Ora, probabilmente non sono quelli che lui ha visto, ma comunque lo ricordano decisamente. Termina qui la prima puntata delle tre dedicate a Leonardo. Vi aspetto alla prossima, dove vi racconterò altre cose su questo inarrivabile genio.